Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui proprio accanto alla foresteria. Ecco, c'era una piccola finestrella. Questo era il parlatorio dove Padre Pio qui si intratteneva insieme ad alcune figlie spirituali. Oggi qui per raccontarvi e leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrisse il 1° febbraio del 1913. Padre Pio si trovava a Pietrelcina, come ben sappiamo. In quegli anni una strana malattia non gli permetteva di stare in convento, quindi lui viveva in famiglia, non a casa sua ma in un'altra abitazione accanto alla casa natale di Padre Pio a Pietrelcina. E qui scrive a Padre Agostino, scrive qualcosa di forte, così come andiamo sempre a rileggere all'interno dell'epistolario numero 1. Quei cosacci, dice a Padre Agostino, ultimamente nel ricevere la vostra lettera, prima di aprirla, mi dissero di strapparla, ovvero di buttarla nel fuoco. Se ciò facevo, si sarebbero ritirati per sempre e così non mi avrebbero più molestato. Io me ne stetti muto, senza dar loro risposta alcuna, pur disprezzandoli in cuor mio. Allora soggiunsero: noi questo lo vogliamo semplicemente con una condizione per la nostra ritirata. Tu, nel far questo, non lo fai come disprezzo a qualcuno, ricordalo. Risposi loro che nulla sarebbe valso a smuovermi da questo mio proposito. E allora mi si scagliarono addosso come tante tigri affamate, maledicendomi, minacciandomi che me lo avrebbero fatto pagare. Padre mio, hanno mantenuto la parola. Da quel giorno mi hanno quotidianamente percosso, ma non mi atterriscono. Non ho io in Gesù un padre? Non è vero che io sarò sempre figlio suo? Lo posso dire sicuramente che Gesù non si è mai dimenticato di me, anche quando ero da lui lontano. Egli col suo amore mi ha seguito dappertutto. Gesù mi dice che nell'amore è lui che diletta me, nei dolori invece sono io che diletto lui. Ora desiderare la salute sarebbe andare in cerca di gioie per me e non cercare di sollevare Gesù. Sì, io amo la croce sola. L'amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Oramai Gesù vede benissimo che tutta la mia vita, tutto il mio cuore è votato tutto a Lui e alle sue pene.